Non voglio essere boomer! Non voglio essere boomer! Non voglio essere boomer! Eccoci qua ragazzi, siamo ritornati con il vlog in italiano! Praticamente mi sa che è da ottobre. Probabile. Sì, ottobre, novembre, una cosa del genere che non usciamo, cioè io e lui, sì, perché lui non esiste perché lavora di giorno e quindi ritorna a casa quando praticamente è tutto chiuso, sì, quindi non può fare un cazzo e soffre un sacco. E sì, io uscivo alle 11 di sera, quindi il coprifuoco mi ha rovinato la vita. Sì, quella parte di svago me l'ha rovinata. Adesso andiamo in centro e vediamo che cazzo c'è. Oddio, c'è un po' di gente in confronto al solito. Guarda, io adoro questa cosa, che adesso abbiamo trovato l'orario giusto per uscire. Perché a me non piace uscire alle 11 di notte. Mi piace uscire di pomeriggio. Ma io voglio anche riuscire alle 11 di notte, quindi basta. Viva la città. Viva gli assembramenti. Viva... No, vabbè. Sì, viva le... Madonna, lo metto nel video. Ma metto. Mi dissocio da quello che dico. Non funziona così, non sei su Twitch. Non sono su Twitch, va bene. No, comunque mi fa piacere, cioè ci sono le dovute misure, l'importante è questo, ma l'importante è che si viva, quindi viviamo. Cioè, noi ci meravigliamo un po', no, magari tu un po' di più, però io che esco quasi tutti i giorni ho visto sta roba, tipo da lunedì, da quando siamo in zona gialla, ogni cazzo di giorno è pieno, no, tutti, tavoli pieni. Dov'è la crisi? Dov'è la crisi? Ci sono i soldi, ragazzi, ci sono. Non è vero che state morendo di fame. I soldi ce li avete! Da quanto tempo non uscivi di giorno così in centro? Escludendo la spesa, queste cose qua, è da un po'. O la banca, questi impegni burocratici, brutti. Il posto del suo cuore. Come mai sto posto? Quanti ricordi hai qua? Pochi, perché li ho dimenticati. Questo scontrino. Cheers, bro. Oppla. Ah, questo è il primo spritz. Però dobbiamo iniziare già a pensare dove prendere il secondo, perché abbiamo... È quasi finito. Abbiamo ancora... No, cazzo, abbiamo 50 minuti per pensare. Io voglio. Ma è finito questo? Cazzo, sei andato più veloce di me. Sì. Yo! Dove andiamo a prendere il secondo, bro? Da Gesù. C'è un bottiglione. Cioè, sono molto triste perché sto stronzo non ci ha dato le patatine. Che cazzo è, porco Dio? Che servizio è? 5 euro spritz e neanche le patatine. A Bologna, 2,50 euro e ti dà le patatine quante ne vuoi. È vero che sono delle Eurospin, è vero che fanno cagare, però ce ne hai quanto vuoi. Eh? No, le canucce. Mannaggia, le canucce. Nice, bro. Oh, ragazzi. Ups. Secondo. Madonna, quanto tempo che non facciamo sta cosa. Yeah, baby. Pian piano. Potremmo usare la tua dita. No, ragazzi, ma fai un vlog per? Per me, per ricordo. Per il famoso ricco pieno di ritorno alla vita. Ma secondo te? Sì. La figa è la cosa che conta di più in realtà. Figa è soldi. Guarda, l'avrei detto con un po' più finesse. Ma no, ma è giusto così. Oh, ma col mio. Ciao, io sono una polacca. Bisogna mettere mascherina, ragazzi. Non sono una persona responsabile. Quindi anche se io so che mi state registrando, voglio dare un esempio. Troppo alcol, vedi cosa fa. Ma quelli che guardano ora adesso sono irresponsabili. Infatti, la maggior parte. Basta che non metti tanto su social. Basta che? Non metti tante etichette. Ah no. Sarà soltanto YouTube. Cioè per cioè, capisci che apro il video così faccio le big views, bro. Ragazzi, io vi saluto proprio ingegnando le mani. Ricordatevi, perché è una cosa molto importante, non è che adesso siete gialli e pensate che non me ne frega.
rimaniamo responsabili. Un bacio virtuale. Oh. Ciao. Che coglione. Questo è il 2020, il 2021. Guarda. Raga, serata top. Mi mancava una cosa del genere. La gnagna, tutta quella roba, no? Capito? È bellissimo. Ciao! No dai, facci vedere la faccia. No, va bene. No, okay. Giustamente ci vuole la mascherina. Ecco la mia San Valentino. Fair enough, fair enough. Ognuno ha un armadio con le mascherine. Madonna. No ragazzi. Ciao. Niente ragazzi, praticamente abbiamo bevuto e basta. È finito, infatti in giro non c'è un cane, ci siamo noi. Tutto morto. Qualche vecchietto che sta passeggiando e niente. Basta coprifuoco. No, dai. Tieni, non ti caga nessuno, rare, ce le puoi di ste cose. Mica c'hai miliardi di follower. No, ma no, non è che io la penso così. Basta no, coprifuoco. No, per me va bene il coprifuoco. Vabbè, perché tu non vivi. Perché sì, io sono boomer. Di notte, bisogna dare anche spazio a chi vive di notte. Io vivo di giorno, quindi a me va bene così. No, assolutamente no. Non capisci un cazzo. Tu non capisci un cazzo, tramon. Andiamo a casa a mangiare, dai. Facciamo prima la spesa? Madonna, siamo una coppia di froci, porco di... Sì, no, no, fatelo. Però sono comunque ancora più triste perché non ci hanno dato le cazzo delle patatine, dio cane. Le patatine! Boh, c'è lì, guarda la land! A quando, Azizi? Minchia! Non pica la madonna quando a Cristiano Gaston in giro. No, niuna. E c'è io. Tramona naft. Mo, guarda gli assembramenti. Oh. Ma, guarda i ragazzini trap. Non voglio essere boomer. Non voglio essere boomer. Non voglio essere boomer. Dai, dimostriamo che non siamo boomer. Andiamo a farci un giro sulla giostra. Hai ragione, da boomer disperati di crisi di mezza età. A dormire. Un giorno proverò a fare il Moscow Mule a casa. Vabbè, oh. Mi stanno cadendo gli occhiali, mannaggia la madonna. Dai. No, ormai sono per terra, va là. Rigore? No! Oh, ok raga, siamo tornati a casa, adesso dobbiamo solo mangiare e riprenderci un po', poi si streama, io devo editare e niente, la giornata è andata, la serata è andata abbastanza bene, mi mancava un sacco questa cosa, era da un sacco che non uscivo così. Una bellissima serata, ci si vede la prossima. Merda. No, magari bro. E ci sia alla prossima. Ciao! Vivete! Praticamente lui sta dicendo assembrate. Non lo fate, è brutto!